Sì, ma Tommy, ascoltami. È il committente. È lui il committente, non posso perdere questo lavoro. Sì, lo capisco, ma... Ok, ne parliamo domattina, ok? Ne parliamo domattina. Sì, sì, ciao. Oh. Ehi. Fatti là. Giornatona al lavoro, eh? Che fai ancora sveglia? È tardi. Oh, cavolo, che ora è? Dovresti già essere a letto. Ma è ancora oggi. Tesoro, ti prego, un'ora. Non ho la forza di fare nulla. Tieni. Che cos'è? Il tuo compleanno? Ti lamentavi del tuo vecchio orologio. Così ho pensato che... Ti piace? Tesoro, è stupendo, ma... Credo che sia rotto. Non... Cosa? No. Dove hai preso i soldi per questo? Droga. Vanno forte le droghe pesanti. Ah, bene. Allora puoi iniziare a aiutarmi col mutuo. Sì, ti piacerebbe. Sara, tesoro, corri a chiamare papà. Zio Tommy, che ore sono? Devo parlargli, ci sono dei... Zio Tommy, pronto? Cosa voleva dire? Cavolo, mi sono scordata di darglielo. Papà! Papà! Ehi, sei qui? Siano in qualche modo legati all'epidemia che ha colpito la nazione. Dove diavolo sei? Secondo le segnalazioni, le vittime dell'infezione mostrerebbero segni di crescente aggressività e... Possiamo uscire subito tutti, c'è una fuga di gas. A quanto pare alle nostre spalle sta accadendo... Non abbassare lì, deve andare... Papà! Papà! Ma che succede? Lì c'è il suo telefono. Chiamate senza risposta. Dove diavolo sei? Chiamami. Sto arrivando.
Eccoti qui. Sara, stai bene? Sì. È entrato qualcuno? No, chi dovrebbe entrare? Non avvicinarti alle porte. Resta indietro. Papà, mi stai spaventando. Che succede? Sono i Cooper. C'è qualcosa di strano. Forse sono malati. Come malati? Oddio. Jimmy! Papà! Tesoro, qui. Vieni. Jimmy! Jimmy, ti avverto! No! Vai! Vai! Gli hai sparato. Sara. L'ho visto stamattina. Ascoltami, sta succedendo qualcosa di brutto. Dobbiamo andarcene da qui. Mi hai capito? Sì. Tommy, dai! Dai! Dove diavolo eri? Hai idea di cosa stia succedendo? Ne ho una vaga idea. Porca troia! Dai. Sei coperto di sangue! Non è mia, dobbiamo andarcene. Metà della gente della città ha perso la testa. Possiamo andare via? È una specie di parassita. Mi dici che è successo? Più tardi. Ehi, Sara. Come va, piccolina? Sto bene. Ascoltiamo la radio. Sì, certo. Grazie. Cellulare, niente radio, ma sempre meglio. Prima il giornalista non la finiva più. Ha detto dove andare? Ha detto che l'esercito sbarra l'autostrada. La contea di Travis è inaccessibile. Significa che dobbiamo andarcene. Prendi la setta al tuo, sto andando là. Quanti sono morti? Forse tanti. Hanno trovato una famiglia fatta a pezzi in casa. Già. Scusa. Merda, com'è successo? Non ne hanno idea. Non siamo l'unica città. All'inizio dicevano che era il sud, ora parlano della costa est e della ovest. Porca troia. Quella è la fattoria di Lewis. Spero sia riuscito a scappare. Ne sono certo. Siamo malati. Certo che no. Come lo sai? Dicono che siano le persone in città. Noi Jimmy no. Jimmy non lavorava in città. Hai ragione, è così. Siamo a posto, fidati. Ok. Vediamo che gli serve. Che diavolo stai facendo? Guida. Hanno una bambina. Anche noi. Non abbiamo spazio. Ehi! Tira dritto, Tommy. Fermi! Tu non sai cosa ho visto. Passerà qualcun altro. Dovevamo aiutarlo. Non va bene. Hanno avuto tutti la stessa cazzo di idea. Beh, si può fare marcia indietro. Ehi, che cazzo, amico, andiamo! Tommy! Tommy! Porca troia! Cazzo è successo? Cosa cazzo è successo? Hai visto? Sì, ho visto. Dannazione! Gira qui! Gira qui! Forza, andiamo! Da cosa scappano? Andiamoci via. Ci provo! Non possiamo fermarci, Tommy. Non posso passargli sopra. Torniamo indietro. Ce ne sono anche dietro. Là, là, là. Aspetta. Vai. Indietro. Che succede? Tommy,
Alza, dammi la mano. Che c'è? La gamba fa male. Fa male? Attenzione, un altro! Dobbiamo correre! Tu tieni, Chelsea. Sono piccola. Tieni forte! Ok. È morto! Joey, l'attento! Tieni gli occhi chiusi, tesoro! Continua a correre! Non guardare, Sara. Continua a guardare i miei. Di qua! Ne usciremo, te lo prometto. Siamo quasi, quasi, piccolina. Superano il recinto! Muovetevi, trovate una via di uscita! Forza! Joel! Forza! Vai all'autostrada! Cosa? Vai, tu hai Sara! Io li seguito! Zio Tommy! Ti vediamo lì! Sbrigati! Ci siamo quasi. Siamo vicini. Papà! Tutto ok, piccola. Siamo al sicuro. Al sicuro. Ehi! Ci serve aiuto! Fermi! Ti prego! È mia figlia, penso che abbia una gamba rotta. Fermi, dove siete? Ok. Noi non siamo malati. Ho due civili qui sul perimetro esterno. Istruzioni? Papà e lo zio Tommy. Ti porto al sicuro e torno a cercarlo, ok? Signore, c'è una ragazzina. Ma... Ah, sì, signore. Senti, abbiamo attraversato l'inferno. Ok, ci serve... Merda! Ti prego, no! Oh, oh no! Sara! Via le mani, piccola! Lo so, piccola, lo so! Dio! Ascolta, piccola, lo so che fa male! Andrà tutto bene, piccola. Stai con me. Okay. Adesso ti alzo. Lo so, amore. So che fa male. Forza, amore. Ti prego. Lo so, piccola. Lo so. Sara? Amore? Non farmi questo, piccola. Non farmi questo. Forza, non farlo. No. Tocco. No. No. Ti prego. Ti prego. Non farlo. Il numero di decessi confermati ha superato i 200. Il governatore ha dichiarato lo stato d'emergenza. Centinaia e centinaia di corpi sulle strade. Il panico si è diffuso dopo che un rapporto trapelato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mostrato che i vaccini testati sono inefficaci.
Con i burocrati privati del potere possiamo prendere le misure necessarie per proteggere i cittadini. Los Angeles è ora l'ultima città in cui è stata dichiarata la legge marziale. A tutti i residenti è richiesto di fare rapporto alle zone di quarantena. I disordini proseguono da 3 giorni consecutivi e le razioni invernali sono ai minimi storici. Un gruppo che si fa chiamare Le Luci ha rivendicato la paternità di entrambi gli attacchi. Il loro statuto pubblico richiede il ripristino di tutti i rami del governo. Nuove manifestazioni sono esplose dopo l'esecuzione di altri 6 presunti membri delle Luci. Potete ancora ribellarvi con noi. Ricordate, se vi perdete nel buio, cercate Le Luci. Credete nelle Luci. Sto arrivando. Sveglio da molto? Ne vuoi un po'? No, non... ne voglio un po'. Ho delle notizie interessanti. Dov'eri finita, Tess? Distretto di West End. E avevamo una consegna. Noi avevamo una consegna. Beh, volevi che ti lasciassimo in pace, ricordi? Allora fammi indovinare. L'affare è andato a monte e il cliente è scappato con le pillole. Ci ho azzeccato. L'affare è andato liscio come l'olio. Abbastanza schederazione per un paio di mesi. Facile. E quella come la spieghi? Stavo ritornando qui tranquilla quando 2 stronzi mi hanno assalita, ok? Hanno messo a segno qualche colpo, ma... beh, ce l'ho fatta. Dammi qua. I 2 stronzi sono ancora con noi? Molto divertente. Almeno hai capito che fossero. Ehi, senti, erano 2 qualunque, non contano niente. Quello che conta è che è Robert ad averli mandati. Il nostro Robert? Sa che gli stiamo addosso. E crede di poterci fottere per primo. Ma sveglio il pezzo di merda. No. Non lo è abbastanza. So dove si nasconde. Sì, certo, come no. Un vecchio magazzino nell'area 5. Ma non so per quanto. Io sono pronto anche subito, ti va? No, subito può andare. Il punto 5 è ancora aperto. Ci restano poche ore al coprifuoco. Meglio sbrigarci. Davvero. Ho ricevuto le carte stamattina. Mi hanno scelta per lavorare all'esterno. Ah, che schifo. Dell'esterno dovrebbero occuparsene i soldati. Io lo farò presente. Attenzione. I cittadini devono sempre portare con sé un documento di identità. L'obbedienza al personale cittadino è obbligatoria. Guarda, la fila per il cibo è ancora ferma. Non deve esserci molto da mangiare, di nuovo. Pare che ci siano sempre più infettati. Questo significa che la gente può uscire. Dov'è Mark? Lo sai, quando ho preso, lui usava delle schede d'azione false.
Ho recuperato dei modelli. Non avremo un problema. Basta restare calmi. Bene, la seguite pure. Giorno libero. Visita un amico. Bene, passate pure. Grazie. Saluti alla strada facile. Ricucciti, ok? Chiuderanno tutti i punti di controllo. Dovremmo passare da qui. Andare oltre il muro. Oppure potremmo lasciare andare Robert. Come no? Ehi, Tess, vedi quella roba? Ero lì. Com'è il tunnel a est? Libero. Vengo da lì. Nessuna pattuglia. Ehi, dove vai? A trovare Robert. Anche tu? Qualcun altro lo cerca? Marlene. Chiedeva di lui in giro, lo cercava. Marlene? Cosa vogliono le luci da Robert? Pensi che me l'abbia detto? Beh, tu cosa le hai detto? La verità, non ho idea di dove si nasconda. Bravo ragazzo, stai lontano dai guai. Presto arriverà l'esercito in forza. Ok, ci vediamo. Marlene sta cercando Robert. Che significa? Non mi piace. Sarà meglio che lo troviamo prima delle luci. Eccoci qua. Ehi ragazzi, come va? Là fuori va sempre peggio. Qui come siamo messi? Tutto tranquillo. Nessuna traccia di soldati o infetti. Quello che volevo sentire. Joel, aiutami qui.